La storia di Faenza raccontata da 10.000 immagini, la più antica, datata 1860, una veduta di Piazza del Popolo. Scatti che torneranno ad essere visibili alla città, agli storici e ai ricercatori, grazie ad un progetto della Fototeca Manfrediana, in grado di vincere un bando dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Grazie al fondo da 10.000 euro del bando e ad altri 2.500 euro messi a disposizione dalla Caviro, l'associazione potrà restaurare e digitalizzare l'immenso archivio fotografico oggi di proprietà del dopolavoro ferroviario, rendendolo fruibile attraverso un apposito sito che dovrebbe andare online a fine anno. Attualmente conserviamo presso la nostra sede circa 10.000 immagini della città di Faenza, 5.000 già archiviate e altre 5.000 in attesa appunto di essere visionate ed eventualmente poi aggiunte alla nostra collezione. Con questo bando qui, grazie al contributo della Regione e di Caviro, che è ente cofinanziatore in questo progetto, riusciremo a intervenire sui materiali più sensibili, quindi sulle lastre fotografiche in vetro antiche, sui negativi, sulle stampe, in modo da conservarli e tutelarli maggiormente nel tempo. Una restauratrice è già al lavoro su questo materiale e nella seconda fase di questo bando, appunto, andremo a archiviarli secondo criteri ministeriali scheda F e scheda FF e a divulgarli attraverso un portale web dedicato. La foto più antica che avete in possesso è del 1860, ma da dove vengono queste foto? Queste foto sono state raccolte negli anni dalla precedente gestione della Fototeca Manfrediana, che a Faenza ha una storia importante ed è molto conosciuta tra gli appassionati di storia locale e non solo. E questa precedente gestione cominciò a partire dagli anni 70 a raccogliere questo materiale fotografico, dapprima in maniera amatoriale, diciamo, e poi sempre più in maniera organizzata, fino ad andare a costituire una vera e propria fototeca. Nel 2010 poi siamo subentrati noi e abbiamo raccolto il testimone di questa realtà e da due o tre anni stiamo lavorando per una maggiore istituzionalizzazione dell'archivio. Un archivio che a questo punto si impegnerà anche a raccogliere le future fotografie di Faenza. Sì, esatto, è uno dei nostri, delle cose che ci sta più a cuore, diciamo, conservare la memoria storica attraverso la fotografia e vogliamo diventare appunto un punto di riferimento per tutti coloro che hanno del materiale fotografico d'epoca e che non sanno dove depositarlo. Ecco, vogliamo costituire un archivio organizzato che possa accogliere nuove foto sia di privati che di professionisti. Realizzerete un sito internet per appunto visionare le immagini, state pensando anche a delle eventuali mostre da realizzare ogni tanto? Sì, allora per questo bando qui andremo a realizzare un sito internet dove sarà possibile effettuare ricerche del materiale archiviato. Entro dicembre realizzeremo una beta di questo sito, quindi una versione prova che sarà già fruibile comunque all'esterno e successivamente, una volta che il materiale sarà organizzato, sarà facile poi fare ricerche tematiche ed eventualmente organizzare mostre su tematiche specifiche.